Grazie Paolo. E noi torniamo a parlare di sanzioni alla Russia per fare un po' il punto su quelle che già sono in vigore, quelle che potrebbero arrivare e il loro impatto. E lo facciamo insieme a Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano. Professore, buongiorno, bentornato a Piazza Affari. Buongiorno, bentrovati. Lo dicevamo, tra oggi e domani da Versailles, da questo vertice dei capi di Stato e di Governo europei, potrebbero arrivare nuove sanzioni contro gli oligarchi russi, contro le società russe. Quali sono le ipotesi sul tavolo e quale sarebbe l'impatto di queste sanzioni? Ma le ipotesi sul tavolo sono molteplici, tra le altre il fatto che verranno sanzionati e isolati un altro numero significativo di oligarchi, persone ricche russe. Altre banche verranno escluse dal circuito del sistema di pagamenti interbancario e in qualche misura quindi si aggiunge un altro carico in modo incrementale rispetto a già quello significativo delle sanzioni precedenti. Certo è, manca la misura determinante, che è quella del blocco delle esportazioni di gas e petrolio per la Russia. E invece è arrivato martedì da parte degli Stati Uniti e della Gran Bretagna proprio il blocco delle importazioni di gas e di petrolio russo. Ma quanto pesa concretamente questa misura sull'economia russa e sul mercato globale delle materie prime? Puramente simbolica. Di fatto gli Stati Uniti, che sono un esportatore netto di petrolio e gas, importavano, acquistavano dalla Federazione Russa per il 3-4% del loro fabbisogno. Quindi nella sostanza è una misura dall'irrilevante effetto economico, ma una misura simbolicamente significativa. Di certo l'Europa e l'Italia sono molto più riluttanti, visto che importano il 40% del fabbisogno, l'Italia per l'appunto. Quindi occorre grande attenzione e circospezione rispetto a quella che è stata considerata come la misura non convenzionale che l'Europa può prendere, avendo poi ripercussioni molto negative nei confronti della Russia. Si parla poi molto in questi giorni del ruolo che potrebbe giocare la Cina. Secondo lei la Cina, il governo cinese, le banche cinesi, quanto sono disposte e sono intenzionate anche a agire per attenuare in qualche modo il colpo delle sanzioni sull'economia russa? Guardi, i numeri parlano chiaramente. La Cina ha un interscambio commerciale di 800 miliardi di dollari con l'Europa. Ha un interscambio commerciale di 140 miliardi di dollari con la Federazione Russa. Inimicarsi l'Occidente è disastroso per la Cina, quindi l'amicizia con la Cina e con la Federazione Russa è sicuramente significativa ed è importante. Non credo però i cinesi potranno permettersi a lungo di rimanere alla finestra. Questa guerra costa carissima anche la Repubblica Popolare Cinese. Professore, un'ultima domanda rapidamente in chiusura. Se dovesse arrivare davvero il default, almeno tecnico, della Russia, che cosa succederebbe a livello di mercati e di economia? Beh, noi andiamo abbastanza velocemente verso un sistema, un ordine mondiale duale, in cui abbiamo le democrazie occidentali liberali e le autocrazie a est. È chiaro che il default della Russia significherebbe fare in modo che la Russia entri ancora di più come junior partner, quindi una posizione minoritaria della Cina. Quindi una spaccatura sempre più netta tra i due mondi. Grazie, grazie mille al professor Noci. Piazza Affari per oggi si ferma qui, torna domani sempre alle 15 su Rai 3. Vi ricordiamo che nel frattempo potete contattare la nostra redazione via email all'indirizzo piazzaaffari@rai.it. Grazie di essere stati con noi, arrivederci.